frate Marco Tasca, che è il ministro generale dei frati minori conventuali. Allora penso che, non so se sapete tutti cos'è un ministro generale, però il ministro generale è il successore di San Francesco, il padre Marco. Povero San Francesco. Il padre Marco è un successore speciale perché è il custode del convento che raccoglie le spoglie mortali di San Francesco ad Assisi. E lui è ministro generale dei frati minori conventuali dal 2007, arriva dalla provincia di Padova che conserva il corpo di Sant'Antonio, dove è stato ministro provinciale. E prima di essere ministro provinciale è stato superiore, custode, guardiano di Campo San Piero, che è stato l'ultimo posto dove Sant'Antonio è stato vivo, perché da lì poi viene portato verso Padova quando stava morendo. Lui è qui e rappresenta un po' tutti i frati, perché anche se siamo famiglie diverse, vedete, no? L'abito è un po' diverso, colori diversi, da parecchi anni e direi ultimamente molto più intensamente si sta lavorando insieme. Loro stanno tanto lavorando insieme e si stanno tanto stimolando per costruire cose insieme, per cui è il ministro generale dei frati minori conventuali, ma è anche il ministro generale che racconta un po' di questa storia, di questo cammino. Allora lui la parola, e il tema che gli è stato affidato: un futuro semplice, i valori francescani per il domani. Allora lo ascoltiamo con tanta attenzione e poi ci sarà anche tempo per le domande, per approfondimenti. Padre Marco certamente ci aiuterà. Bene, grazie fratelli e sorelle, pace e bene a voi tutti. Allora, cosa devo fare? Eccolo qua, tu dimmi che io farò. Bene, grazie per questa opportunità e mi piace davvero continuare questo tema del bellissimo rapporto che c'è tra noi ministri generali della famiglia francescana. È davvero per me una grazia enorme condividere insieme il cammino della famiglia francescana. Bene, dovrei parlare del futuro. Stamattina mi diceva un frate: allora padre, tirerà fuori la sfera magica e ci dirà. Io no, proprio no, proprio no. Ma cercherò di dire alcune cose che mi sembrano che ci possano dare una mano. Vorrei iniziare. 5 minuti, ecco. 45 minuti, quindi abbiate un po' di pazienza anche voi, no? Poi scusate perché sono arrivato ieri sera dal Brasile, quindi forse il fuso orario non mi dà proprio una grande mano, ma pazienza, pazienza. Allora, volevo partire un po' da alcune sottolineature che a me sembrano importanti per riuscire poi a delineare alcuni tratti del futuro dal punto di vista francescano. Parto da una definizione che tutti sappiamo come sia vera: San Francesco, uomo universale. Perché San Francesco è uomo universale? Poi vedremo questa sottolineatura per il futuro della vita secondo uno stile di vita francescano. San Francesco non ha vissuto in maniera particolare, in maniera interculturale. No, pare proprio di no. Erano tutti cristiani, tutti della stessa razza, tutti, non c'era problema. Ma ha vissuto la sua appartenenza culturale alla Chiesa, alla società e al mondo talmente unito a Cristo che questo gli ha permesso di rivelare al massimo il contenuto di comunione e di universalità di quei valori, costumi, mentalità, visione del mondo che ha condiviso con i suoi contemporanei. Faccio un esempio molto concreto. Se prendiamo la regola e le biografie di Francesco, sì, è un po' difficile cogliere un atteggiamento di apertura nei confronti dell'interazione uomo-donna. Francesco ha parole molto dure riguardo questa interazione, tanto che nella regola è molto preoccupato di sottolineare i pericoli delle relazioni con le donne più che le opportunità che questo porta. Certo, questo è frutto del suo tempo, tutti sappiamo che è così. Pure
a nessuno di noi viene in mente di accusare Francesco chiuso nel suo mondo culturale. Basta pensare a quanto è stato aperto allo straniero, al malato, al lebbroso, al brigante. E davvero nessuno che abbia incontrato Francesco con gli incontri oggi si può sentire messo da parte. Allora vuol dire che c'è questa universalità che viene effettivamente dall'abbracciare lo stile del Vangelo. Non è tanto frutto di una o solo di una riflessione o di uno stile, è davvero un modo di abbracciare il Vangelo. E tutto questo non perché Francesco fosse particolarmente avanti culturalmente, chi può dirlo, ma perché i suoi valori culturali erano così impregnati di Vangelo che il Vangelo stesso li ha, per così dire, forzati ad essere veicolo del messaggio evangelico che è l'amore e la fraternità universale. Un secondo aspetto come introduzione, quindi questa universalità frutto dell'accogliere il Vangelo. Un secondo aspetto dell'introduzione, compito della Chiesa è cogliere i germi di bene. Se riteniamo che un'epoca sia migliore di un'altra o addirittura la consideriamo con nostalgia, beh, credo che la questione non sia posta molto bene. La questione è essere convinti che ogni epoca è il campo del mondo di cui parla il Vangelo di Matteo al capitolo 13, in cui c'è il buon grano e la zizzania. Ogni epoca ha questo. Il nostro compito come credenti non è quello di strappare la zizzania. Questo è un problema del Padre Eterno. Lasciamolo fare al Padre Eterno, poveretto. Lasciamo che faccia qualcosa anche lui. Il nostro compito è di raccogliere il grano quando è maturo. Ciò significa saper riconoscere e cogliere i germi di bene che lo Spirito Santo ha seminato nei solchi della nostra epoca, per accoglierli e portarli a maturazione nella nostra adesione di fede e di carità. Contemporaneamente vuol dire prendere le distanze da quelle chiusure, tradimenti e egoismi che oggi, come sempre, sono mascherati sotto l'apparenza di fenomeni culturali alla moda. Il nostro compito precipuo è quello di raccogliere il grano e di vedere il grano, di vederlo, perché pare che ci sia solo zizzania, ma non è così, non è così. Il grano c'è, il Signore l'ha seminato e chiede a noi di vederlo, di prenderne visione. Una terza idea come introduzione, la visione cristiana della storia è il futuro, il motore della storia. Noi oggi ordinariamente diciamo che il passato è la causa del presente, e qui abbiamo tutto l'apporto, per esempio, delle scienze psicologiche che aiutano a capire quello che sto vivendo oggi andando alla mia infanzia, alla mia storia, al mio passato. Certo, per la fede questa valutazione è però una valutazione che sta alla superficie. L'essenziale è che il futuro è il motore della storia. In che senso? Lo faccio con un esempio. Facciamo l'esempio che uno voglia partecipare alle Olimpiadi di salto in alto nelle prossime Olimpiadi. Non è il mio caso, dovrei fare un po' di... sì, mi piaceva giocare a calcio e mi piace, ma salto in alto non saprei proprio come fare. Vai. Allora, se uno vuol fare le Olimpiadi nelle prossime Olimpiadi, cosa fa? Questo desiderio è così forte e così vero che mi cambia la vita oggi. Mi cambia la vita oggi, la riorganizza. Il tipo di allenamento, l'alimentazione, il riposo, come vivo il tempo libero. Cioè, questa mia previsione già segna il mio oggi, non solo il domani. Giudica il mio oggi, perché se faccio un allenamento troppo leggero dico, beh, potevo fare di più, se faccio troppo forte, no. Cioè, già anche questa previsione futura segna il mio oggi
e valuta anche il mio passato, perché dice il mio stile di vita precedente, se forse non avessi fatto meglio questo oggi sarei più allenato. Allora capite che il futuro segna l'oggi e legge il mio passato. In questo caso si vede che non è il presente la causa del futuro, ma è il futuro a generare, spiegare, comprendere, giudicare il presente e il passato, è il futuro. Ora, per noi cristiani, il paradiso non è qualcosa da conquistare o costruire con i nostri sforzi. Non è questo. In paradiso non si va perché si è stati buoni. Qualcuno dirà, ma come? Ma come? Ma al contrario, con il battesimo noi siamo già in paradiso. Abbiamo già la vita nuova. E poiché ci crediamo e viviamo da figli di Dio, cerchiamo di fare i buoni. Capite che il discorso è esattamente all'opposto. Perché ho già una vita dentro che è la vita nuova del battesimo, che è solo una grazia, nessun merito, zero. Ebbene, in base a questa vita che ho già, io sono già in paradiso, vivo da figlio di Dio e cerco di fare il buono per questo. Capite com'è importante se riuscissimo a cogliere il senso e la validità del battesimo. Mi ricordo sempre una volta eravamo in piazza San Pietro e il Papa Francesco ha chiesto: chi di voi si ricorda la data del suo battesimo? Interessante. Noi ricordiamo quando siamo nati alla vita che abbiamo adesso, carne e ossa, ma quando siamo nati alla vita nuova che non morirà mai ed è quella vera, ma magari neanche ci ricordiamo la data in cui siamo nati alla vita vera, perché questa vita a un certo punto andremo tutti a finire nello stesso posto, i vermi mangeranno più o meno a seconda della stazza, finirà. La vita vera del battesimo non finirà, eppure non ci ricordiamo quando siamo stati generati a questa vita vera, che è la vita vera che ci indica già quello che siamo oggi. Un quarto aspetto, un po' come introduzione. Viviamo in un'epoca di passaggio, tante volte lo sentiamo, anche se quando Giacomo Leopardi nello Zibaldone sentiva questo, se la prendeva con coloro che definivano la sua un'epoca di passaggio, proprio perché cambiamenti e trasformazioni sono costanti nell'uomo e nell'umanità. Se da un lato quindi è vero che il cambiamento è una costante dell'esistenza umana, ciò non toglie che i cambiamenti sono reali e non sono fantasie, e nel modo in cui li affrontiamo noi ci giochiamo buona parte della nostra vita. Anche a livello puramente psicologico, un cambiamento che viene subito, rifiutato, negato, ha totalmente un'altra storia di fronte a un cambiamento sostenuto, accolto con creatività e orientato verso lo sviluppo. Quindi non siamo né i primi né gli ultimi che vivono un'epoca di cambiamento. Se pare che qualche volta diciamo, una volta sì che erano, una volta ha avuto i suoi cambiamenti, i suoi problemi, come noi abbiamo i nostri. Adesso lo ripeto, io penso quando mia mamma mi raccontava della guerra, insomma, hanno vissuto, poveretti, i cambiamenti, non proprio piccoli, almeno per quello che mi riguarda. Allora, uno dei segni che siamo chiamati a prendere di fronte a questi cambiamenti è dato che dobbiamo prendere una terapia che faccia bene a tutta la persona e non solo a una sua parte. Se una medicina fa bene al cuore ma danneggia lo stomaco, non è proprio una grande soluzione, non è una soluzione. Così, porsi in maniera sapiente nei confronti dei tempi che cambiano è verificabile dall'aiuto che dà a tutta la persona e a tutta la società. A tutta la società. Facciamo un esempio. C'è un ricco e c'è un povero. Non è una grande novità. Se viene proposta una politica e una legislazione che portano alla redistribuzione della ricchezza,
questo favorisce certamente il povero, e questo lo capiamo subito. Cioè, se c'è una ridistribuzione della ricchezza, il povero è quello che è più favorito. Favorisce anche il bene collettivo, probabilmente. Ma fanno bene anche al ricco, secondo la nostra visione cristiana. Perché? Perché forse a lui fa bene rendersi conto che la ricchezza può ingannare e non può essere lo scopo della vita. Perché lo scopo della vita sono le relazioni di giustizia, di bene, di dono, che rendono la vita umana veramente gustosa, che è la vera ricchezza. Tornerò molto io oggi pomeriggio sul tema della relazione, perché qui noi ci giochiamo tutto nella relazione. Poi più avanti vedrò un po' di aggiungere qualcosa. Un altro elemento per introdurre il tema: l'appartenenza a Cristo è sempre controcorrente, sempre controcorrente. Essere persone evangeliche significa essere controcorrente, significa essere strani per il mondo, essere strani. Noi abbiamo preso spesso questo controcorrente, essere contro. In realtà sto povero San Francesco è un uomo controcorrente, ma non è mai stato contro nessuno e contro niente. Senza essere contro gli altri, ma in una maniera rispettosa, simpatica, talora forse un po' strana agli occhi dei più. Mi ricordo in una visita che ho fatto in un paese che non voglio dire il nome perché altrimenti sarebbe un po' pericoloso. Bene, i giovani che andavano a messa la domenica, andando a messa, normalmente venivano picchiati. E non con le parole, con parole offensive, no, con un bastone venivano picchiati. Allora capite qui, essere controcorrente, cosa significa lì? Capite che è importante questo fatto, non essere contro, ma controcorrente vuol dire in quel caso un certo modo di reagire di fronte a questa realtà che capitava sistematicamente ogni domenica. Allora capite come credo che come francescani davvero noi abbiamo qualcosa da dire da questo punto di vista. Un ultimo elemento, un po' come introduzione e poi vado alcuni elementi per vedere il futuro dal punto di vista cristiano, e lo intitolo così: siamo dei nani sulle spalle di giganti. Basta prendere in mano un po' la storia per vedere come questo sia vero. Oggi viviamo in quello che Bauman, questo sociologo, ha trovato questa società liquida, ma qui non voglio fermarmi dal punto di vista sociologico. Oggi mi pare che culturalmente il vero criterio che giustifica tutto e tutti e giustifica una posizione è semplicemente che è la mia opinione. E per questo merita rispetto e va tutelata. Per il fatto che è una mia opinione, merita rispetto e va tutelata, perché nessuno può impedirmi di perseguire i miei fini a patto che io non dia fastidio a nessuno. Mi pare questo che sia un po' il centro culturale di oggi. Il vero criterio che giustifica qualsiasi posizione è la mia opinione. Oggi è possibile perché ogni opinione gode di plausibilità e viene legittimata non dalla verità in quanto tale, ma dalla quantità di consenso che riceve, da quanti like si trova in Facebook o cose del genere. Ovviamente se io non sto esprimendo una valutazione, dico è sbagliata. No, piano, con calma. Non abbiamo fretta a giudicare. E non perché non abbia una mia opinione in merito o perché non sia consapevole delle istanze, dei pericoli, istanze positivi e pericoli che questo comporta. Ma la questione è andare in profondità e dire oggi lo spirito che cosa sta dicendo a noi. Perché lo spirito parla, poveretto,
poveretto lui dice qualcosa, ma quanto noi ci chiediamo di fronte a questa realtà, ma lo spirito cosa sta dicendo a noi oggi? Il rischio è quello sempre di essere pro o contro, di essere pro o contro. Mi pare che oggi sia molto più utile dire, ma lo spirito che cosa sta dicendo a noi? Allora capite, è una posizione molto più che sta ascoltando più che vuole vedere subito e sì o i no. Pensiamo per esempio al fatto, un altro esempio, al fatto del fumo. Ogni anno questo porta, tutti sappiamo, milioni di morti, in maniera diretta o indiretta, tutti sappiamo che è così. Gli argomenti e le campagne di sensibilizzazione dicono e dimostrano che il fumo fa male, ma mi pare che non porti grossissimi frutti. Si è riuscito a imporre il divieto del fumo nei luoghi pubblici, come tutti sappiamo, proprio sulla base del criterio che le mie scelte non danneggino gli altri. Ma niente di più. Di fronte alla decisione di mettere sui pacchetti di sigarette le foto degli effetti del fumo, e tutti sappiamo come sono fatti, siccome è un avvertimento a livello razionale, ma il desiderio del fumo pare che sia più forte, hanno inventato delle scatole colorate e belle che si mettono sul pacchetto. Quindi uno fuma e dice, beh, forse fa anche bene, adesso c'è una bella figura, non lo so, ho visto in giro molta fantasia da questo punto di vista. Allora, capite, ora a noi questo atteggiamento sembra normalissimo, ma penso, se non vuol fumare che fumi, tutto sommato va bene. Ma tutti capiamo che questo ragionamento ha una forza e una plausibilità, perché se anche io non fumo, mi viene spontaneo dire, beh, se vuoi fumare, fuma, purché non fai male a me. Allora, tutto ciò appare normale e inevitabile, è inevitabile. Sono alcuni segni questi che a me sembrano importanti per riuscire a cogliere, adesso passo alla parte un po' propositiva, alcuni valori segnati dal francescanesimo che possono segnare il futuro. Il primo è questo. La fede cristiana è l'accoglienza non delle idee su Dio, ma della vita di Dio in noi. Lo accennavo prima. Nel battesimo il Signore ci dà una nuova vita, la vita vera, che non finisce mai. Che non finisce mai. Noi qualche volta pensiamo alla fede cristiana come: quando mi sento un po' giù, vado in chiesa, faccio il pieno di benzina e andiamo avanti. Questa è una visione un po' pagana della fede cristiana, un po' pagana. Noi abbiamo una vita nuova dentro. Nel battesimo ce l'abbiamo già. Però andiamo sempre a dare benzina alla vita vecchia. Abbiamo già una vita nuova. Basta che ci crediamo e diamo spazio a questa vita nuova che abbiamo avuto nel battesimo. Allora credo che sia davvero bello dire, ma guarda che io ho una vita nuova in me. Basta che aderisca a questa vita nuova. Basta che io aderisca a questa vita nuova. Viviamo in questi anni quello che viene chiamato l'uomo che si è fatto da solo, no? Basta adesso pensare a Indiana Jones, tanto per capirci, cioè i grandi esploratori scienziati, eroi contro tutto e contro tutti che vince, cioè l'uomo che si fa grazie ai suoi sforzi e ai suoi impegni. Poi negli anni 70-80 l'ideale un po' evolve, l'eroe diventa Rambo o Terminator. Si impegna il suo sforzo a delle ricadute sociali. Oggi a me non pare che sia così, anche non mi pare che sia così. Il mondo nel quale viviamo mi pare come ideale abbia questo. L'ideale non consiste tanto nel realizzarsi in qualche cosa, ma nell'avere quel tanto di autonomia finanziaria
grazie a un lavoro non troppo impegnativo ma sicuro, grazie a una buona eredità, eccetera, eccetera, quell'autonomia per poter realizzare i miei interessi. Quello che mi interessa è realizzare i miei interessi. Viaggiare, passare il tempo su Facebook, avere un corpo in forma grazie alla palestra, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti sappiamo che è così. Allora, pare che questo sia quello che noi vediamo. Pare che sia questo il mondo, no? Andiamo un tantino più in profondità, non fermiamoci alle apparenze, come dicevo prima. Lo spirito cosa ci sta dicendo? Ma io credo che un invito che lo spirito ci fa oggi chiarissimamente è la sete di amicizia, di relazioni che la gente cerca. C'è una sete di relazioni, di rapporti che fa paura, nel senso tra virgolette. Io credo che dobbiamo cogliere sotto questa realtà che pare solamente esterna il mito di andare alla spa per fare non so cosa. Ma sotto che cosa c'è? Lo spirito cosa sta dicendo a noi? Che c'è una sete di relazioni, di rapporti, di amicizia che è fortissima. Che è fortissima. Allora, al centro, mi pare, del futuro francescano stanno le relazioni. Non c'è, secondo me, dubbio. Ci stanno le relazioni. Ed è interessante, San Francesco, poveretto, ha pensato all'ordine che ha fondato come fraternità, frati. Ma guarda un po' sto San Francesco, poveretto. Era così ingenuo? Non pare proprio. Cioè ha messo all'inizio, prima parola per definire i francescani è la frati, fraternità. Quindi il primo aspetto della vita francescana è la relazione, non è la minorità, non è neanche la povertà. E vi spiego perché. Noi quando facciamo i voti francescani non facciamo voto di povertà, No, non è vero. Facciamo voto di vivere senza nulla di proprio. È interessante anche qua, San Francesco, poveretto. Ha avuto una grandissima intuizione, perché la povertà può essere fraintesa. Non posso avere niente, ma avere un orgoglio che ammazza tutti. Posso avere un io così ipertrofico che ammazza tutti. Ma credo che sia davvero bello invece dire senza nulla di proprio. Questa è la vita francescana. Torniamo comunque alla fraternità. Il francescano, uomo o donna di fraternità, è una persona che riconosce in sé questa sete di relazioni, di amicizia. Come dice San Giovanni Paolo II, dice, l'amicizia è la via della Chiesa. Grande anche questa, grande intuizione, è la via della Chiesa. La fede si trasmette attraverso relazioni, non attraverso una conferenza che sto facendo io. No. Certo, dico lezione orale nel senso, ma è interessante la via della Chiesa. Questo significa, se metto al centro la relazione, significa credere che il centro della mia vita non sono io né i miei cari, ma il centro è il desiderio, la disponibilità di intessere relazioni vere, di lasciarsi plasmare dai rapporti con gli altri, non perché mi piacciono o no, ma perché gli altri ci sono, esistono, perché io sono grazie alle relazioni che mi hanno costituito. Qui basta pensare al discorso psicologico quanto la relazione madre-figlio in qualche maniera incida in maniera definitiva sulla vita delle persone. La fraternità francescana non è un club di persone con interessi e affinità comuni e non è neanche il regno della perfetta armonia.
La fraternità è il regno dell'incontro, del lasciare spazio in sé per l'altro, non solo in famiglia, ma come stile. Ed è lo stile del padre ed è lo stile dei suoi figli come Francesco. Ma niente è automatico, niente è automatico. Ci si educa a questo e lo si fa imparando a vivere i contrasti e i conflitti senza accusare gli altri, ma scoprendo che proprio in quei contrasti sono la prova della mia fatica ad accogliere i desideri dell'altro, a fare spazio all'altro, a riconoscere che essere uniti è meglio che avere ragione. Essere uniti è meglio che avere ragione. Noi combattiamo sempre per avere ragione, per avere l'ultima parola, per sbaragliare l'altro, dimenticando che essere uniti è meglio che avere ragione e che l'unità non è da fare ma è da proteggere. L'unità l'ha già fatta Gesù Cristo, poveretto, morendo in croce. Bene, ce l'ha già regalata, ma è un dono da proteggere. Il francescano, come uomo di comunione, ha imparato a dubitare di sé, delle proprie idee, delle proprie certezze. Infatti la fede cristiana autentica non è un dogmatismo, ma non è neanche relativismo, perché a un punto fermo e irremovibile, punto fermo e irremovibile, non ci può essere niente e nessuno che possa giustificare il rifiuto di qualcuno. Non ci può essere niente e nessuno che giustifica il rifiuto di alcuno. Anzi, un vero francescano lo si riconosce perché rifiuta ogni rifiuto. Il francescano rifiuta ogni rifiuto, esclude ogni esclusione. Capite, se mettiamo al centro del futuro la relazione, questo ha conseguenze veramente, veramente forti. Essere uniti è meglio che avere ragione. Io, come francescano, rifiuto ogni rifiuto ed escludo ogni esclusione. Questo mi pare un elemento per il futuro fondamentale. Ecco allora dunque il valore dell'accoglienza, sul quale, va bene, potremmo anche parlarne dopo se vi interessa. Quindi il francescano del futuro sarà un uomo o una donna che ha capito che il peggiore ostacolo alla realizzazione dei valori in cui crede non è esterno a sé, ma al contrario, i nemici della comunione autentica profonda con gli altri sono proprio i miei progetti individuali, i miei gusti, le mie aspettative personali e di gruppo. In breve, tutto ciò a cui non so rinunciare per accogliere gli altri, per far loro spazio nella mia vita e nei miei progetti. Sarebbe interessante qui rileggere il racconto dell'Anticristo di Soloviov, e credo che sia un aspetto che davvero è interessante. Cioè, costruire un vivere sociale in quel testo è molto interessante, in cui tutti sono contenti, tutti sono soddisfatti. Perché? Perché ciascuno può soddisfare i suoi bisogni. È la grande illusione che crediamo che quando tutti siamo soddisfatti saremo molto più uniti, ma pare proprio che non sia così. Poi un altro elemento per il futuro è il rapporto con la realtà materiale. Il Medioevo, ai tempi di San Francesco, ha vissuto il mondo come un dono di Dio per l'uomo. La modernità lo ha reso come qualcosa da conoscere, qualcosa da dominare. Allora io credo che ci sia qui un discorso, guardando un po' il tempo nel quale viviamo, per esempio il contatto con la tecnologia, le cosiddette memorie artificiali, ci hanno convinto che ricordare significa immagazzinare dati. Ho la memoria di 10 gigabyte, wow,
wow, puoi immagazzinare un sacco di dati e pensiamo che la memoria sia questo. Ma la memoria è viva e cresce con la persona che ricorda. Non per caso certi fatti che un anno fa mi sembravano molto belli, oggi dopo un anno di vita dico ma forse non era proprio così, non era proprio così. Quindi la valutazione del ricordo legata alla vicenda personale, questo l'archivio non può farlo, come l'oggettività dei dati di una cosa, non sono quella cosa. Se io so quanto pesa una cosa, non vuol dire che so cos'è quella cosa. Pensate, nella Bibbia, quando Mosè si avvicina al roveto ardente, cosa dice Mosè? Voglio vedere cos'è. E Dio dice, ben caro, piano, mettiti indietro, mettiti in ginocchio, che qui la cosa non si conosce dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista della relazione. Allo stesso modo, una persona non può essere identificata solo con i suoi dati psicobiologici o con le opere che ha compiuto nel bene e nel male. Il francescano sa andare in profondità e vedere i legami che le cose, le persone, gli eventi hanno con il Signore. Qui pensate, come francescani, al racconto della perfetta Letizia. Sì, noi pensiamo che sia un raccontino così di una bontà, ma lì il fatto è molto serio. Francesco va a bussare ad un convento, cioè il fondatore bussa ad un convento e gli dicono no, qui è tardi, dice ma per favore siate buoni, come dice ma io sono San Francesco, non sapete come sono. Dice, siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. Capite che non è una semplicissima cosa così di buona creanza. Siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. Allora, capite, bisogna leggere quel rifiuto, c'è sotto qualcosa d'altro. C'è sotto qualcosa, non è solo un rifiuto di buona creanza. C'è sotto il rifiuto di quello che Francesco proponeva, di quello che Francesco era per quei tempi. Allora, siamo chiamati a leggere sotto la realtà. Non fermarci alle cose esterne. Pensate anche nel campo dell'evangelizzazione, quante volte ci viene qualcuno, vai a parlare magari e dice no, non mi interessa niente. È davvero questo? O c'è sotto magari qualche desiderio? Siamo chiamati noi a scavare tutto questo. Vado avanti, il primato della vita. La cultura che si va affermando ha al centro la vita e non le idee. All'uomo di oggi non importa se io gli dimostro scientificamente che questo comportamento è dannoso o fa male alla salute. Parlavo prima del fumo. La persona infatti dice va bene, grazie a delle informazioni io fumo lo stesso. Ora la questione qui non è giudicare le persone, non è questo né lo scopo né altre cose. La questione è che culturalmente noi giustifichiamo tutte queste cose sulla base del primato della vita individuale. Farà male, ma se a me piace tu non me lo puoi impedire. E anche le leggi e la giurisprudenza, almeno in alcuni paesi, va proprio in questo senso. Oggi la mentalità diffusa culturalmente a livello generale che si sta facendo strada, purché non dia fastidio agli altri, ma che in fondo non c'è nessun ordine, una visione globale, ma ogni posizione è di fatto equivalente e va valutata come normale, o almeno come legittima e pertanto tutelata e promossa dalla legge. Esempio, sì, ci sposiamo, sì, ma so e sappiamo tutti che se non ci amiamo più avremo una strada. Un figlio è sempre un dono, sì, ma se le previsioni della qualità della sua vita sono troppo basse, vediamo cosa fare. La pace è preziosa, tutti noi lo diciamo, ma se la nostra pace qui comporta una guerra lì, pazienza, la guerra la fanno là. La nostra epoca si sta
estinguendo come l'epoca della libertà assoluta, in cui tutto è permesso eccetto nuocere agli altri. Il francescano del futuro, allora, non lotterà per i suoi diritti, non lotterà per i suoi diritti, ma lotterà per quelli che non hanno nessun diritto e che nessuno vuole prendersi a cuore. Il francescano non lotterà per i suoi diritti, ma lotterà per i diritti per quelli che non hanno nessun diritto e di cui nessuno si prende cuore. Nel libro Il cristianesimo così com'è di Duis, negli anni 40, questo portava questo esempio che mi pare molto interessante. Spesso, dice, l'umanità contemporanea assomiglia a delle barche in mare. Molte barche ci sono nel mare. E noi riteniamo che il nostro unico dovere reciproco sia quello di non sbattere gli uni contro gli altri. Stiamo molto attenti a non sbattere gli uni contro gli altri. Per il resto, che ci sia una meta o no, questo è una cosa puramente individuale in cui nessuno può mettere il becco, perché in fondo per noi le mete sono indifferenti, anzi quasi tutte uguali. E in questo testo, dice questo autore, dice, c'è un malinteso, perché si dimentica che l'umanità non è autoreferenziale, non esistiamo per caso, ma per raggiungere una meta, quella che abbiamo ricevuto nel battesimo. Torniamo sempre al discorso del battesimo, per raggiungere una meta che è la comunione, l'unità di Dio e con il prossimo. L'umanità esiste per essere la comunità dei figli di Dio che si riconoscono fratelli. Per questo esiste la Chiesa, che è il lievito che deve far fermentare tutta la massa dell'umanità. Ma allora, se è veramente così, noi non siamo barche alla deriva, siamo una flotta chiamata non solo a non autodanneggiarsi, ma a raggiungere la meta. E come cristiani sappiamo che per raggiungere la meta non tutto è uguale. Il cristiano del futuro saprà riconoscere che c'è un ordine nella vita, che non tutto è uguale, che non ogni opzione è opportuna e giusta, che c'è una vera differenza tra ciò che è bene e ciò che non lo è, e che questo ordine è oggettivo e non lo scelgo io, ma lo scopro, lo ricevo dal buon Dio. Un altro elemento molto importante: questa meta in comune non la scelgo io, ma è un dono di Dio che fa a noi come comunità cristiana. È un dono di Dio questa meta comune, questo camminare insieme. Poi tante volte pensiamo che il camminare insieme sia frutto dei nostri incontri, e sono utili, sono molto buoni, ma forse dimentichiamo che questo è un dono da chiedere a Dio con molta umiltà. San Francesco è stato un uomo che non si è fatto il suo mondo di valori. Penso molto, vediamo che valori voglio vivere. Francesco non l'ha fatto così, ma ha scoperto nel Vangelo il significato della vita, perché si è scoperto per il battesimo e l'appartenenza alla Chiesa già dentro questa flotta che, guidata dal capitano Cristo, sta facendo rotta verso Dio Padre, sorgente e fine nello stesso tempo. Noi non dobbiamo inventare, siamo chiamati ad accogliere, umilmente siamo chiamati ad accogliere, semplicemente ad accogliere. Quanto è importante che davvero abbiamo anche in testa questa idea chiara. La vita cristiana è chiamata ad accogliere questo progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Vado verso la conclusione, perché è già tanto. Un altro aspetto del futuro come cristiani sarà quello della bellezza. Ma bellezza, la modernità mi pare che si sia privata della bellezza perché l'ha considerata una cosa inutile, non efficace e dispendiosa, e ha preferito promuovere il valore dell'utilità, non della bellezza. Francesco, San Francesco, era un cultore della bellezza, non quella finta del make-up,
ma quella dei gesti creativi che vogliono comunicare comprensione, solidarietà, amicizia. Pensate al fatto che, citano le fonti francescane, c'era un frate una volta che aveva i crampi per la fame. Una volta facevano penitenza davvero i frati, Avevi i crampi per la fame. E Francesco dice: ma cosa c'hai? Dice: ho una fame da morire. Cosa fa San Francesco? Non gli fa una predica. Non dice: ma bene, andiamo tutti in cucina e mangiamo insieme un pezzo di pane. Annaccia! Che intuizione bellissima che ha avuto! Questa è la bellezza. Inventare qualcosa che faccia bene alla comunione. Qualcosa che faccia bene alla comunione. Francesco non gli fa la predica, non dice: sapete che tu... No. Chiama tutti i frati a mangiare, tutti insieme, perché non senta questo frate che si senta un po' in difficoltà. Capite? Questa è la bellezza. Gesti creativi che vogliono comunicare vicinanza, comprensione, solidarietà, amicizia. In effetti noi oggi siamo abituati e tutti soggetti a una grande uniformità. Io che ho l'occasione di visitare i frati in tutto il mondo, davvero questo è proprio vero, c'è un'uniformità pazzesca nel modo di vestire, nel modo di parlare. Tutti abbiamo il cellulare, magari diverso, ma in realtà sono tutti uguali. Non cambia tanto, no? E lo differenziamo con lo screensaver, con la cover, ma in realtà sono tutti uguali. Ci vestiamo forse tutti quanti alla stessa maniera in tutte le parti del mondo, questa per me è una grande perdita. Si apre davanti a noi ora un tempo di nuova bellezza, ma a ogni persona che ama e che scopre le infinite possibilità umane di comunicare il bene a coloro che ama. Sant'Agostino di Ippona, che di bellezza sensuale, estetica se ne intendeva, perché insomma ha avuto una vita abbastanza movimentata, insomma, vivace, e dice che una donna che ama, anche se esteticamente è brutta, è bella. E non è questo per far contente una sola persona, no? È interessante l'ottica con la quale lui vede le persone. Allora, l'ultimo, e mi pare che no, quello due, poi finisco. Sì. La speranza che noi abbiamo è fondata sul futuro, che Dio è già all'opera oggi. Il francescano sarà un uomo o una donna di grande speranza fondata sulla fedeltà di Dio e sull'amore per gli uomini. Questa è la base della nostra speranza per il futuro. La fedeltà di Dio e amore per gli uomini e per le donne. Capite che allora questa speranza che noi magari pensiamo adesso facciamo e dobbiamo fare qualcosa, ma alla base di questa speranza certa, sicura, c'è la fedeltà di Dio e l'amore per gli uomini. Per questo non rimpiangiamo il passato, come chi crede che il meglio sta alle nostre spalle. Non è vero, il meglio è davanti a noi, il meglio non è alle nostre spalle. Questo non significa avere l'illusione che tutto andrà sempre meglio, ma che c'è sempre una via d'uscita, anche se dolorosa, e che non c'è niente, proprio niente, che non possa diventare un nuovo inizio. L'ultimo, i francescani del futuro saranno uomini e donne di perdono. Questa speranza in maniera molto concreta si manifesterà come attenzione alla fragilità e ai drammi delle persone, ai fallimenti e alle meschinità di cui ciascuno è protagonista e attore. E la risposta decisiva di fronte al male non può essere che il perdono, che è il segno inequivocabile della presenza e dell'azione di Dio in questo mondo. È vero. Il mondo ti dà molta libertà, ti fa fare quasi tutto quello che vuoi, ma se sbagli poi sei finito, e sei finito purtroppo per sempre. Credo che sia proprio questa attenzione
ai drammi personali di ognuno di noi e di chi incontriamo, che ci porta a comprendere che la chiave di lettura è il perdono. È non una tantum, ma uno stile di vita, un modo concreto di guardare all'esistenza, senza ignorare, negare o pretendere di risolvere il male che divampa da tante parti. Conclusione. Ho cercato, in maniera più o meno svelta, di presentare alcuni di quei valori francescani che forse saranno significativi nel nostro futuro. Non sono valori strani, ma la carne, i colori e i sapori della vita dei credenti in Cristo, come San Francesco, impastati con luce e ombre, bene e male. Certo, futuro ha anche una dose di ignoto e questo può fare anche paura, ma credo che sia un'opportunità per purificare noi stessi, la nostra mentalità di fede, il nostro modo di vivere e così fare emergere meglio la vita di Dio che è amore e comunione, che già vive in noi per pura grazia, per puro dono. Certamente si possono dire un sacco di cose, ma credo che sia meglio lasciarlo dire alla vita dei credenti e dei seguaci in San Francesco. Grazie per l'ascolto, grazie a voi.